Allora, Vincenzo Pugliese, questo bellissimo orto, ma soprattutto un'ulteriore iniziativa qui ad una delle scuole più importanti di Brindisi, la scuola Livio Tempesta. I ragazzi, questi bambini, sono molto entusiasti, no? Di capire ulteriormente cosa vuol dire la terra, cosa vuol dire la vendemmia. Sì, sicuramente è stata una bellissima iniziativa in questa scuola, e diciamo che rispetto a tante altre scuole che abbiamo fatto la vendemmia si differenziano sempre loro, ma anche quando fanno l'orto, perché fanno dei progetti scolastici meravigliosi. Adesso stanno facendo anche un ballo conclusivo della vendemmia, come anche quello iniziale, dove ballano, cantano, e a noi non fanno altro che ci deliziano con queste cose, perché ci fanno capire che anche loro partecipano attivamente e sono contenti di questi progetti. Ecco, passione e impegno, no? Per il territorio, ecco, questo diciamo è come dire, l'elemento fondamentale di iniziative che non sono nate certamente adesso. Sì, passione e impegno, ormai siamo forse quasi a 10 anni che facciamo queste attività, e ancora non è finita la vendemmia, perché ne abbiamo di questa settimana e forse tutta l'altra settimana in scuole di Brindisi, ma anche in alcune scuole della provincia di Bari ci hanno chiamato. Noi certamente prediligiamo sempre la nostra provincia a Brindisi, ma in questi orti adesso stiamo anche incominciando a piantare proprio i vigneti, perché la vendemmia va fatta con l'uva prodotta dai vigneti della scuola. Già nell'IPD abbiamo primo vigneto, lo faremo in tutti gli orti, perché questo è un sogno che adesso vuole realizzare mio padre con me.